Eccoci qua, anche questo pomeriggio con Gregorio, che lui è in viaggio, io invece sono fermo. Ciao Gregorio. Ciao a tutti, è un piacere. Sei Cosa sempre parliamo in oggi? viaggio. Io so che tu sei uno che fermo ci sta poco, gli piace andare in giro per mostre. Beh, calcola che io ho fatto 30 anni con Sgarbi tutti i giorni e abbiamo girato tutta l'Italia, tutte le mostre, ma non è bastato, bisogna sempre andare in giro perché in Italia ci sono tantissime belle cose da vedere e ci sono soprattutto tante mostre di artisti molto bravi che dobbiamo conoscere, che dobbiamo approfondire, quindi bisogna andare in giro per forza. Che giorno è oggi, Gregorio? questa è buona, bravo, bravo, mai fare queste domande, mai, mai, mai. No, oggi è il 27 agosto 2021 e questa è la chiacchierata 236, così per mantenere un filo Ah, logico. bene, 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 bene. La prossima volta chiamami quando fai però la 333. Va bene, già me la segno Perché questa, sai così la perché? facciamo. No, ma sai perché? Perché ho realizzato una mostra con 333 artisti che hanno rappresentato 333, quindi hanno realizzato cantiche con 33 canti per canti e 333 terzine, quindi tutto sul 3 che era il numero magico di Dante. Siccome questo è l'anno di Dante, ho realizzato questa iniziativa che è la più importante, insomma, 133esima, che abbiamo un po' di argomenti magici di numerologia da spiegare. E allora io me la segno, vado a vedere sul calendario in che Senti, giorno cadrà. Secondo me è qualunque giorno all'inizio, sia, mi avvisi. sì? All'inizio di dicembre o alla fine di novembre, uno di quei giorni lì. Perfetto, sarebbe ottimo, sarebbe ottimo. Anche Quel se ho giorno lì, una grandissima fidati che mostra so. su Dante, quindi sarebbe perfetto. E poi te, volendo te, riusciresti a farla anche direttamente dalla mostra? Dobbiamo farla dalla mostra, così facciamo vedere un po' di opere d'arte ai telespettatori. È così. Benissimo. Allora, oggi pomeriggio, quando finiamo la Facciamo vedere. chiacchierata, io ti mando La il divina giorno. commedia illustrata da 333 bravi artisti. Bellissimo. So che hanno fatto anche parecchi film in questo periodo, in quest'anno che cadeva l'anniversario di Dante. E, però tu, quanti artisti hai già visto nella tua carriera da critico? Adesso vediamo perché essendo in movimento Gregorio non prende sempre la linea e ha detto che se fosse caduta sarebbe rientrato subito. Intanto se avete delle domande io sono qua, gliele faccio volentieri. E dunque, domande gli facciamo a Giorgio Gregorio? Intanto perché io lo chiamo Giorgio, ma lui è scritto Gregorio. Si chiamano tutti e due i nomi e quindi gli chiederemo come chiamarlo appena si ripresenta. Poi, la chiacchierata secondo me sarà più breve del solito perché essendo in macchina il segnale va e viene e quindi andiamo a vedere. Oggi è la 236, 333,
meno 236 fanno 97 giorni, quindi sono 3 mesi e poco più da adesso, agosto, settembre, ottobre, novembre, fine novembre, esatto. Fine novembre organizziamo questa figata di chiacchierata con la diretta 333. Ciao Maurizio, adesso Giorgio rientra perché è in macchina e non prende il segnale. Ciao Maria. E quindi calcolo per bene e vediamo dove andiamo a finire. La diretta che diceva lui, no, scusate, la mostra che diceva lui, adesso apro questa qua, questo video e questa foto che mi aveva girato. Ecco, che dice Dante, la Divina Commedia illustrata in 333 artisti contemporanei ed è a Roma. Vado a vedere sul sito, così intanto che lo aspettiamo. Allora, non lo so, l'avevo trovato prima. Eccolo. Fatemi delle domande da casa, ditemi qualcosa perché se no. Io ho pochi argomenti, io riesco a fare delle domande, ma parlare da solo no. Ecco qua. Allora. Castelnuovo di Porto, Roma. Dal 4 di settembre 2021 gli artisti contemporanei illustrano l'opera del sommo poeta. Quindi che è di Roma, Castelnuovo di Porto, se vuole venire là, andare là. Castelnuovo di Porto. Vicino Rocca Colonna. Dice Maurizio, c'è a Venezia ora, quindi è itinerante. Difatti Giorgio non lo fermi, sempre in movimento. Difatti la prima domanda che gli ho detto Maurizio, che te probabilmente non era ancora arrivato, è stata ma sei sempre in giro? Risposta sì, sono quanto ha detto 20 anni che era in giro prima con Sgarbi e adesso sempre, sempre in giro. Bello però. E soprattutto grazie Maurizio per avermi messo in contatto con lui, perché io certi nominativi non li conosco, non sono di quel giro, è bello entrare in questo giro. Allora faccio a te Maurizio, magari se riesci a collegarti ti mando anche il link, così nell'attesa che ritorni Giorgio e partiamo noi. È un critico più temuto o odiato? La figura del critico. Allora, Ganzaroli.
Arriviamo, eh. Ancora che mi sembra di aver preso una sbadilata in faccia, oggi ho un sonno di quelle. Si vede? Adesso provo a telefonare a Giorgio perché nel caso rimandiamo. No, non prende proprio il cellulare e quindi io. Io non riesco a chiacchierare da solo perché aspettate, anzi, cerchiamo qualcosa su YouTube. Oggi di Pop Art, attraverso le opere di Marco Giannarelli, il quale, utilizzando sicuramente il criterio dettato da New World, cioè quello di produrre personaggi noti a tutti, utilizza però materiale completamente diverso da tutti gli artisti che abbiamo visto lavorare per la compagnia, cioè il marmo, che noi siamo abituati a conoscere quando guardiamo le grandi opere scultoree. Ma Giannarelli riuscì a fare un passo verso la popolarità presentando qualcosa di tutti conosciuti, cioè personaggi che noi abbiamo cominciato sin da ragazzi ad amare, a conoscere e che oggi possiamo vedere nei prodotti come un'opera sul mare. Quindi una rappresentazione molto abile di questo scultore che ci porta a vedere qualcosa come la popolarità di questi personaggi, ma in passato sul mare. Quindi una tecnica molto tipica di tanto un scultore che riesce quindi a plasmare un materiale così importante, così importante, per dare una sensazione estetica che coloro che potranno vedere questi lavori e che soprattutto potranno vivere con questi lavori. Perché la riconoscibilità di questa stessa è tale che molti potranno ormai comprare quei lavori perché è un'artista, Giannarelli, che sta crescendo moltissimo nel mercato dell'arte contemporanea. Ecco. Ritornato Giorgio Gregorio. Giorgio o Gregorio, come ti E chiamo? purtroppo quando si va in giro in macchina. Ti chiamo Giorgio o Gregorio? Vai in tutte e due, Giorgio e Gregorio, perfetto. Bene. È più difficile, però è più importante.
No, io sono in difficoltà a parlare da solo perché mi sono messo a far vedere qualche video tuo dal tuo canale dove fai No, vedere delle. bene, fatto bene. Hai fatto E bene, fatto bene. volevo chiedere, no, mi chiedevano già, un critico è più temuto o è odiato? Ma sai, in genere un critico quando parla male di qualcuno viene odiato dalle persone di cui non apprezza il lavoro. D'altra parte il lavoro del critico è delicatissimo, proprio perché devi esprimere i concetti che pensi, a cui credi, non devi favorire nessuno. Quindi se un lavoro non ti piace, non è fatto bene, lo devi dire. Quindi è ovvio che il critico è sia temuto che odiato, non c'è dubbio su questo. Vi ricordate quel film di quel topo che era diventato cuoco? Sì, Quel Ratatouille. cartone animato, come era? Ratatouille. Ecco, Ratatouille, a un certo punto entra un personaggio temutissimo e odiatissimo, che era il critico del ristorante, critico culinario ovviamente, ed era temutissimo. E in realtà il critico spiega che il vero lavoro suo è soprattutto quello di trovare nuova cucina, nuove ricette, nuovi linguaggi gastronomici. Quindi il ruolo del critico d'arte è la stessa cosa, devi trovare nuovi artisti, nuovi linguaggi estetici, nuovi linguaggi di arte visiva, e non può badare né alle amicizie né alle cortesie. Se un linguaggio non viene, bisogna dirlo, ecco, quindi non c'è dubbio che il critico ha un ruolo difficile da questo punto di vista. Quindi quasi È mai arrivata amarlo, ecco. anche Monica Bonaventura che ci saluta. Poi c'è Maurizio e Maria anche. Volevo chiederti, ma il metro di misura della critica è uguale su tutte le arti visive, fotografia, pittura, scultura, oppure per ogni tipologia, c'è qualcosa che cambia? Sì, c'è un minimo comune nominatore per qualunque linguaggio di arte visiva, che è quello della bellezza, dell'estetica. Qualunque opera di arte visiva, quindi che sia scultura, fotografia, pittura, digital art, qualunque linguaggio della pittura, fosse realismo, espressionismo, surrealismo, si è ribloccato tutto. Tanto io preparo altri video. Purtroppo la connessione non è il massimo oggi. Quando vediamo opere che Sì, rappresentano il Medioevo, chi è? Guido Portaleone. Quale ci riporta sempre lontano nella storia, nella memoria, per rappresentare queste opere che hanno anche, oltre a un profondo significato storico, ma anche un interessante significato estetico. Anche questo è un problema di efficienza, lo vediamo la manutenzione. Togliamo subito perché sennò YouTube mi fa la sorpresa. E il canale di Giorgio Gregorio è questo qua, lo trovate proprio su qui.
E ci sono un sacco di video che potete vedere tra di voi. Tanto che aspettiamo che torna. Ciao a tutti, siamo ancora qua a mezzanotte con tutti voi e voglio ricordare che faccio sempre le dirette su Facebook. Perché il digitale non sempre si vede bene dappertutto, cioè si vede bene, però è un sistema per cui in una città qualcuno lo vede e magari qualcuno no. Chi ha Sky può vedere sempre, ovunque, in tutta Europa la trasmissione, ma la maggior parte degli italiani non hanno Sky, perché lo Sky copre il 10-20% non di più della popolazione italiana, il resto ha il digitale. Ed è vero che risintonizzando la televisione il canale 260 si vede, però è vero che qualcuno potrebbe non vederlo, e quindi diretta perché Facebook ce l'hanno, non c'è nessuno, soprattutto gli artisti hanno Facebook. Collezionisti hanno Facebook, quindi fate in modo di diffondere il canale 260 oppure Sky ovviamente, Sky, ovviamente o diretta Facebook, è anche divertente perché come ormai avete visto tutti nella diretta Facebook io dialogo anche con gli artisti, mi scrivono, è un dialogo fantastico che avviene in diretta così come in commissione. Quindi approfittiamo di queste opportunità che ci dà la rete, che ci dà internet, che ci dà la televisione per diffondere le opere d'arte. È importantissimo, cioè non è concepibile che un artista realizzi qualcosa e poi non voglia farlo vedere. Bisogna fare in modo che più persone possibili possano vedere le vostre opere. E quindi utilizziamo soprattutto la televisione, che è ancora il mezzo più importante che c'è per diffondere la propria arte, ma per diffondere qualunque prodotto. Cioè qualunque personaggio televisivo diventa più famoso di chiunque altro, qualunque prodotto venduto in televisione diventa più famoso di chiunque altro. Così anche l'arte, così anche le vostre opere. Facciamole vedere in televisione, poi facciamole vedere ovunque, ovviamente facciamole vedere su internet, su Facebook, ma cominciamo dalla televisione. E adesso voglio presentarvi un amico che è un grandissimo artista e che è uno dei personaggi in realtà più famosi di Ferrara. È un classico artista spesso più conosciuto come personaggio del luogo che non come artista, dove pure è conosciuto ed è molto bravo. Io direi guardiamo qualche suo lavoro, ma soprattutto sentiamo un'intervista che abbiamo fatto lui durante una importante mostra. Chi è? Maurizio Ganzaroli, un carissimo amico che io espongo dappertutto, perché amo in modo particolare le sue opere. Sentiamo l'intervista a Maurizio Ganzaroli. Thank you.
Salve a tutti, io sono Maurizio Ganzaroli, artista, pittore, poeta, videomaker e anche altre cose. Io come pittura ho cominciato a 6 anni, quando mio padre per il mio compleanno mi regalò degli acquerelli. E io disegnai questi acquerelli un tramonto che venne comprato da Giorgio De Chirico, che era a Palazzo dei Diamanti ad una mostra. Io essendo praticamente nato dentro Palazzo dei Diamanti, ho avuto la fortuna anche di conoscere tantissimi artisti quando erano ancora in vita e non solo alle loro opere. Da questo ho tratto tantissime ispirazioni, ho avuto la fortuna di averli anche come maestri. Anche se però io non mi ispiro a nessuno in particolare, ho una mia tecnica e un mio stile. Così anche per la scrittura, per la poesia e per altre cose. L'opera che ho dietro di me si chiama Ricorda con rabbia. ed è un quadro fatto in uno stile particolare, che poi l'insieme di alcuni stili a cui ho dato il nome di destrutturazione del soggetto. In questo momento sto partecipando anche al concorso del personaggio dell'anno della Nuova Ferrara, che ho anche già vinto nel 2016. Adesso l'ho stoppato un attimo così riusciamo a parlare, ecco. Sì, ma ho fatto apposta a far saltare la linea, così avete fatto vedere un po' di quadri e avete fatto parlare Ganzaroli. Esatto. Quando ci sarà l'occasione che vedi le mie foto, poi dopo non ci stacchiamo più io e te, ci mettiamo lì e mi spieghi cosa... Io sai, Giorgio Gregori, io sono curiosissimo di capire cosa vedono gli altri e cosa vede un critico, no, nelle mie foto. Quello che conta è quello che vedono gli altri, non è quello che vedi tu. Cioè, per me è talmente naturale fare fotografia che una foto vale l'altra, io dico sempre, perché è talmente un automatismo innato, perché faccio foto ormai da 30 anni. Ti racconto una cosa, guarda, intanto sai che ho diretto la Biennale della Fotografia Italiana con Vittorio Sgarbi qualche anno fa. Quindi siamo pratici di fotografia e Sgarbi addirittura è più specializzato in fotografia che in arte pittorica, perché la tesi all'università la diede sulla fotografia. Quindi abbiamo fatto questa operazione della Biennale della Fotografia, che era interessante, con Gastel, ti ricordi Gastel, che è morto da poco? E aveva due grandi qualità Gastel. Era il più grande fotografo italiano ed stava nel consiglio di amministrazione dell'Inter, quindi due grandi qualità aveva, fondamentali. Vabbè. Detto questo, hai un minuto che ti racconto un aneddoto? Sì, tutto il tempo che vuoi. Con un grande fotografo che si chiamava Luigi Gattinara abbiamo realizzato un servizio fotografico in India, facendo fotografare dai migliori fotografi indiani quello che loro percepivano della loro nazione, e questi hanno fotografato tutti gli angoli, i volti, i modi di vivere dell'India, degli indiani. Dopodiché ne abbiamo fatto un volume sponsorizzato dalla Regione Lombardia. A un certo punto nella mia presentazione ho spiegato che per realizzare questo volume abbiamo preso i migliori fotografi indiani, li abbiamo selezionati, abbiamo fatto un grande lavoro di casting per vedere chi erano i migliori e li abbiamo scelti e li abbiamo fatto fare questo fotografo. Abbiamo fatto vedere il volume a tutti e tutti entusiasti del volume, foto bellissime, proprio fatte bene, con i principi fotografici indovinati. E alla fine della conferenza ho spiegato chi erano i fotografi. I fotografi erano tutti ragazzini e ragazzine dai 12 ai 14 anni con la Kodak usa e getta. Questo per dirti che la situazione della fotografia, soprattutto oggi con i cellulari, è complicata, perché tutti fanno le fotografie oggi. Quindi trovare un vero fotografo che riesca a darti un'emozione con una fotografia non è facile, o quantomeno non è facile trovare quello che non lo fa in modo occasionale.
ma che riesce sempre con le sue fotografie a creare una forte emozione a chi le guarda, a chi le vive. Ecco. Quindi sarò curioso di vedere le tue. Allora sono contento, perché sai quello che proprio mi avevi detto prima, bisogna capire quello che vedono gli altri. Gli altri mi dicono sempre che percepiscono la stessa emozione che avevo io al momento dello scatto, e che quando vedono quella fotografia riportata altrove si ricordano di me. Quindi bravo, perché sono curioso di vedere i tuoi lavori. E io poi presi tantissime bastonate, tra l'altro anche da Vittorio una volta a 100, perché Vittorio Sgarbi. Una volta che venne, nel secondo me era il 2004-2005, gli lasciai ancora il mio opuscoletto della mostra che feci a 100. E poi ci siamo un po' persi di vista, ci incrociamo ad Arte Fiera Bologna, cose così, ma è inavvicinabile, perché Lucio Russo è vero, assolutamente no, è disponibilissimo con tutti. No, e ti dicevo, ho preso tante di quelle mazzate, nel vero senso della parola, a livello artistico, perché uno diceva devi rappresentare quello che ti senti, e la gente deve vedere nelle tue foto te. E io dicevo, ma non riesco a capire qual è quel particolare nella fotografia che gli altri possono vedere in me. Anch'io ne prendo uno, un caffè, corto, ristretto. Sì, 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 ti sto ascoltando. No, dicevo, io lo voglio ristretto. Ah, ecco, sì, no, perché siccome devo essere molto sveglio quando parlo con un fotografo bravo, l'ho chiesto un caffè. Allora, tu ristretto, bravo, però io no, normale invece, normale. Ricordati quando verrò che mi devi fare il caffè normale, con dolcificante che preferisco. Vabbè, dolcificante normale o la stevia? No, stevia altera il sapore, no, normale, assolutamente normale. No, scherzo. Comunque, e allora io cercavo all'inizio di far piacere le mie foto agli altri, invece ho capito che sbagliavo, perché se voglio far vedere il mio modo di fotografare, io devo essere inquadrato su un certo modo di visivo. Questo è vero. Poi è ovvio che se tu scopri che facendo un certo tipo di foto le vedi tante, alteri quello che è la tua capacità artistica e fai qualcosa solo per vendere. Quindi in questo caso, come Canaletto faceva a Venezia perché ne vendeva tante, e in questo caso non sei più tu, però vendi, ecco, è una scelta. L'ideale è che un artista, un fotografo, realizzi qualcosa dove lui personalmente prova delle emozioni e cerca di darle agli altri, se no è un mercenario dell'arte, ecco. Nell'arte contemporanea quanto c'è di vendita e quanto c'è di arte? Perché tipo la banana appiccicata con lo scotch è una provocazione, secondo me, più che una... No, hai sbagliato la domanda, la domanda è sbagliata. Tu mi hai chiesto nell'arte contemporanea quanto c'è di vendita e quanto c'è di arte. C'è solo di vendita, non ce n'è di arte. Oh. Ok. Quindi c'è una mafia dell'arte che decide quali sono gli artisti che devono emergere, qualunque cosa facciano. Poi oggi non è importante l'arte, ma l'artista. Per cui se Cattelan ha fatto la banana, l'ha venduta a 120.000 euro, una banana appesa al muro, ma se domani sputasse in un bicchiere e firmasse il bicchiere, varrebbe 100.000 euro quel bicchiere. Questo perché non è più importante l'arte, ma è importante l'artista. C'è questa deriva estetica che l'arte è concettuale, l'arte povera, che andrebbe completamente tolta dal linguaggio dell'arte, e sono altre cose, con l'arte non c'entrano nulla. Infatti sto facendo una battaglia violentissima contro l'arte povera, l'arte concettuale, contro le schifezze, contro qualunque forma di arte non dia emozione. Quindi un critico, oltre che schiacciarti, diciamo nel senso della banana, può anche risollevarti. Sì, non è facile, perché la maggior parte dei critici ormai sono indirizzati sulla strada dell'arte concettuale, per cui non è importante se realizzi qualcosa che faccia esprimere
il pubblico con la parola, che bello, o che dia delle emozioni estetiche al pubblico, l'importante è che dia un concetto. E la maggior parte dei critici d'arte seguono questa strada, a parte Chancler in Francia, Vittorio Sgarbi e io in Italia, tutti gli altri la pensano così. Quindi è una battaglia durissima. Se tu vai alla Biennale di Venezia vedi un sacco di schifezze, infatti. Se vieni alle mostre che curo io sono tutte cose belle. Fai partecipanti anche Canzaroli, che avete sentito prima. L'arte concettuale può essere anche descrittiva? Ma sì, se è descrittiva, non è, però l'arte deve dare un'emozione. Se è solo descrittiva, in fotografia, ad esempio, fai il fotoreporter, è il fotografo. Il fotoreporter deve fotografare in quel momento quello che avviene. Se uno vince i 100 metri, deve fotografarlo in quel momento. Non è una foto artistica, è la foto di un momento che si è realizzato, che va filmato e fermato, va benissimo. È una funzione fotografia anche quella, così anche come dell'arte. Se intendiamo per arte qualcosa che deve dare un'emozione, ovviamente non può essere descrittiva, può essere descrittiva. Ma soprattutto deve mandare, fai un racconto. Il giornalista non dà emozione, racconta quello che è successo, mentre invece un poeta ti dà un'emozione, perché non racconta quello che è successo, esprime delle sue emozioni, cerca di darle agli altri, anche in fotografia. Allora mi stai caricando proprio come si dice da noi a manetta, perché sono ancora più convinto di fotografare, di continuare a fotografare come sto facendo. E volevo... Certo, assolutamente. Comunque, allora ricordati la 333esima puntata. Sì, adesso lo sto segno nel calendario, conto perché mancano 97 giorni, quindi tra 97 giorni è il tuo. Come Troisi, come lo scrivo, me lo scrivo. Benissimo. Ti faccio ultime due domande. È stato un piacere aver parlato con te. Ok. Dimmi tutto. Ti faccio l'ultima domanda, che è quella che faccio a tutti. Domani mattina mi alzo e... Mi senti, Gregorio? Si è bloccato di nuovo. Niente, lasciamo prendere il caffè a Giorgio, Gregorio, io vi ringrazio, Maurizio, Monica, Maria, io non sento più perché si è bloccata l'immagine, grazie Sonia. Ecco, fai tu. Ah, eccoti qua. Ti vedo. Tu mi senti? Sì, ti sento. Prova a farmi la domanda, vediamo se poi dimmi se quando parlo io. Domani mattina mi alzo e... Vado a prendere una sim che funziona. Vi ringrazio tutti. Alla chiacchierata numero 333 andrà meglio sicuramente. Ringrazio di nuovo Maurizio, Monica Bonaventura, e Maria, e Sonia Capone. E tutti quelli che ci hanno guardato oggi e da domani sul canale YouTube Miraggio Deluxe. Ciao!